interesse di questi temi ha provocato questo ritardo non voluto e vi pregherei veramente vivamente di prendere posto, perché vogliamo continuare ora, abbiamo qualche minuto così. Ed è una figura che si offre a tutta una serie di paradossi. Si offre una serie di paradossi perché ci possiamo appunto chiedere chi è, ma scopriamo anche che molti, oggi io credo che in platea, qui forse solo qualcuno che si occupa di editoria o si occupa in particolare di libri, forse nemmeno tutti, forse ne avranno sentito questo strano nome, ma non sapranno esattamente molto su di lui. E quindi è un autore, una figura sconosciuta ai più, abbastanza ignota in fondo, e questo è il primo paradosso. È una figura però che è stata fra le figure più importanti nella cultura italiana del secondo Novecento, e lo è stata esercitando una
una sottile regia da dietro le quinte, perché è lui che ci ha fatto leggere, è stato un consulente editoriale, lo dico subito, delle più importanti, delle più coraggiose case editrici italiane, ha suggerito da dietro le quinte delle letture capitali che hanno rinnovato il panorama culturale italiano, da Svevo a Musil a Kafka a Freud, a Jung, senza dimenticare addirittura il libro dei mutamenti di Li Qing. Questi sono gli effetti, Bazlen, cioè sono gli effetti di questo lettore onnivoro e disordinato e assolutamente libero e disinvolto, che si esplicano dopo il 1945, cominciano già a esplicarsi prima. Ma tutto questo, tutta questa figura sfuggente e prende le mosse da un retroterra molto particolare, perché lo dico subito, Bobby Bazlen nasce nel 1902 nella Trieste asburgica, cresce in una Trieste e matura, diciamo, gli anni della giovinezza, gli anni 20, in una Trieste che ormai è redenta e quindi italiana, la abbandona nel 1932 e poi inizia un'esistenza nomade fra Milano, Torino, viaggi in Europa, brevi viaggi nella provincia italiana, sempre in contatto con la sua rete di interlocutori, amici, conoscenti, donne amate, poeti, scrittori, una rete che poi aumenta nel corso del tempo. Il dato interessante, il primo paradosso è l'invisibilità di questo personaggio, il fatto che non lo si conosca e non lo si è poi nemmeno conosciuto, non si è mai offerto alla ribalta, e la grande influenza esercitata. Questo sottrarsi, questo non giocarsi in prima fila, questo non comparire alla ribalta, è già quasi un programma di vita, ed è il programma di vita che questo giovane triestino un po' agiato, che dissiperà naturalmente il patrimonio familiare negli anni 20, un programma di vita che ha ben presente. E io vorrei leggervi questo piccolo programma di vita in una lettera che Bazlen scrive a Eugenio Montale nel novembre del 1925. Ma chi scrive questa lettera ha 23 anni. La proposta che gli fanno Montale ed altri amici riguarda Solaria, una delle famose riviste che cercano di svecchiare la cultura italiana fra le due guerre. Bene, e avevano Eusebius, così l'affettuoso soprannome che Bazlen dà a Montale, gli propone di contribuire a questa rivista. Come risponde Bazlen? Siete diventati matti di volermi far collaborare a una rivista? Io sono una persona per bene che passa quasi tutto il suo tempo a letto, fumando e leggendo, e che esce ogni tanto per far qualche visita o per andare al cinematografo. Per di più, manco completamente di spirito messianico divulgativo e non ho mai inteso nessun bisogno di partecipare agli altri le mie idee, tantomeno a lettori di riviste. Se avete bisogno di indicazioni, scoperte, bibliografie, eccetera, vi aiuterò molto volentieri. Ecco, questo è il programma di vita a cui Bobby Bazlen si è attenuto, ha dipanato la sua vita su questo programma, e quindi su questo tema poi è andato avanti appunto fino attraverso tutte le sue collaborazioni editoriali, tutte le sue reti di rapporti. Ma questo libro di Cristina Battocletti va a ricercare questi pomeriggi passati a leggere in questa Trieste asburgica e post asburgica, e in questo senso è un libro che insegue questo mistero, questo personaggio così sfuggente, lo insegue andando proprio da dove questo personaggio è venuto, e cioè inseguendo l'ombra di Trieste.
E da questo punto di vista è un libro che contesta, se vogliamo, un'affermazione che viene forse da chi è stato poi segnato dall'incontro con Roberto Bazlen, e cioè dal giovanissimo Roberto Calasso. Bazlen è stato il fondatore di, insieme a Luciano Foà, è stato il fondatore della casa editrice Adelphi nel 1961, e Calasso ha scritto di lui che non occorre tornare a Trieste in qualche modo. Trieste sarebbe un falso aiuto. Bazlen era un uomo post-storico del quale nessun quadro culturale o ricostruzione di ambiente riuscirà a fare giustizia. Allora, a me sembra, adesso lo chiedo e mi taccio per molto, lo chiedo a Cristina Battocletti, in che senso lei è andata, ha pensato che bisognava tornare a Trieste invece? Allora, buonasera a tutti, anzitutto, e spero che grazie. Spero che lei non si taccia, perché sono molto onorata che una germanista abbia analizzato e studiato questo testo. E saluto Trani, a cui io sono molto affezionata, a tutte le ragazze e i ragazzi di Trani. E sono felice di essere qua col libro. Trani ha sempre avuto un interesse particolare per Trieste. Sarà che gli opposti alla fine, da una parte all'altra dell'Italia, seppure a est, si attraggono e sentono di avere delle matrici comuni. Trieste è importante, come diceva lei, perché una persona che nasce nel 1902 a Trieste, sotto l'impero asburgico, e cresce quando ci sono tutti i segni dello scoppio della Prima Guerra Mondiale, non può avere un'infanzia e un'adolescenza normali, deve essere naturalmente segnata. Trieste era asburgica, per cui Bobby Bazlen, che apparteva al milieu ebraico, ha studiato nella scuola per i ragazzi bene, che era la scuola tedesca, quindi ha studiato in tedesco, con dei criteri che erano assolutamente opposti rispetto alla scuola italiana, dove vigeva il crocianesimo. Bobby Bazlen studiava sui testi e non studiava direttamente sui testi e non studiava sull'esegesi dei testi, e questo già gli spianò la carriera come editor, come editore e scopritore di talenti. E poi perché frequentò Saba, andava nella libreria di Saba, aveva appena 17 anni, un giorno entrò nella libreria e chiese un libro sui futuristi. Allora, la cassiera non sapeva assolutamente cosa fosse il futurismo. A un certo punto uscì la testa imberrettata di Saba dal retrobottega e cominciò a tuonare contro i futuristi, questo genere diciamo di poesia assolutamente sterile secondo lui, e cominciò a fargli una lezione su quella che era la poesia. E Bazlen non stette zitto, cominciò a raccontargli tutta una serie di riferimenti letterari che fecero rimanere il poeta a bocca aperta, tanto che poi l'accolse tutti i giorni nella sua bottega e analizzavano i versi assieme. Crebbe con Stuparic, crebbe con la letteratura di Svevo, anche se poi vi approcciò più tardi, e fu considerato lo scopritore di Svevo, perché Svevo scriveva ma nessuno lo considerava, pubblicava, nessuno lo considerava. Solo un concittadino, che era il Corriere della Sera, gli fece una recensione e Svevo disse: beh, mi ha accusato di tutto tranne che di furto, e quindi era veramente mal visto. E Bobby Bazlen diceva: scrive malissimo a Montale, gli scrive in una delle lettere che ha citato la professoressa, scrive malissimo, ma è il primo romanzo moderno italiano. Visse in un ambiente in cui venne importata la psicoanalisi. Allora la psicoanalisi era soltanto a Vienna, e soltanto a Trieste c'erano i seguaci di Freud in Edoardo Weiss, e veniva considerato uno stregone, tanto che in ospedale dove lavorava veniva quasi isolato.
frequentava 48 Gambini, che è uno scrittore molto famoso, era molto famoso nel dopoguerra, ma nessuno lo calcolava allora, e adesso è stato nuovamente dimenticato. E poi ci sono delle caratteristiche proprio identitarie che sono tipiche dei triestini. Per esempio, ne parlavamo prima mentre aspettavamo appunto di salire sul palco, il nomadismo che è tipico dei triestini. Bobby Batzlen per tutta la vita non ebbe una dimora fissa, non ebbe una moglie, non volle avere un lavoro fisso, tanto che per esempio Bompiani lo pregò di rimanere nella sua casa editrice, lui non voleva. Bompiani diceva, mi sembrava che avesse sulla coda il sale, quindi non poteva fermarsi. Collaborò con Astrolabio, con Bocca, con Boringhieri, con Cederna, anche con Adriano Olivetti, e Trieste gli regalò la possibilità di capire bene il tedesco, per cui lo dicevamo prima, riuscì a capire per primo la potenza di Kafka, riuscì a capire per primo l'uomo senza qualità di Musil, e in fondo era molto simile a quelli che erano gli inetti che poi propose Svevo, oppure l'inetto di Musil. Quindi diciamo, ebbe il modo a Trieste di conoscere il tedesco, di frequentare l'ambiente della psicoanalisi. Fu il primo a collaborare con Astrolabio a far tradurre i capolavori della psicoanalisi. E la Mitteleuropa, che è una buona parte della casa editrice Adelphi, è stata importata da lui, per cui Roberto Calasso, che ne è stato il delfino, che è stato il grande sviluppatore poi di Adelphi, deve a lui anche questa impronta così fortemente mitteleuropea, e anche una deriva verso l'Oriente, perché poi Bobby Batzlen diventò orientalista, taoista, malato di astrologia, e anche questo lo imparò a Trieste, perché per esempio si facevano i vaticini, prendendoli da una tradizione austriaca, dei pezzi di piombo che i ragazzi di allora stemperavano nell'acqua e li capivano come sarebbe andato il futuro. Questa è una tradizione austriaca che anche Montale faceva a Capodanno, infatti è in una delle poesie. Quindi io direi l'impronta triestina è stata fondamentale per Batzlen, è stata fondamentale per tanta parte della nostra cultura italiana, perché le nostre librerie, le nostre biblioteche devono a Bobby Batzlen gran parte dei capolavori che adesso noi possiamo leggere. Io sposterei un momento la prospettiva, la prospettiva su questa Trieste asburgica in cui nasce e cresce Svevo, la sposterei introducendo degli elementi di discontinuità un po' rispetto a quanto abbiamo detto finora, no? Per cui la presenza dell'Austria, quindi tutto un transito che porta attraverso il tedesco della scuola fino a quello, al Freud che leggiamo, o al Musil che abbiamo letto oggi attraverso Adelphi. Spezzerei questi elementi un momento, li renderei anche forse più drammatici, perché forse questo ci permette anche di capire tante idiosincrasie, tante le ragioni ancora delle scelte controcorrente, anche editoriale di Basel. In che senso spezzerei queste discontinuità? Nel senso che questo un tratto del nomadismo, nel senso che Basel nasce in una Trieste che è ancora fino al 1918 saldamente e fedelmente asburgica. È vero, ci sono tutte le grandi tensioni delle nazionalità, che sono delle tensioni che attraversano anche Praga. Pensiamo alla situazione di Kafka a Praga, è una situazione molto simile a quella della pattuglia di intellettuali che guardano i redentisti italiani, che guardano all'Italia come una possibilità di uscire da questo vecchio scricchiolante impero ancora feudale, e che guardano a Firenze, Slata, Per il mio Carso, tutta questa letteratura che poi viene vista negli anni 20, viene interpretata con la letteratura triestina, con certe sue caratteristiche molto particolari, e in cui poi dopo, negli anni 20, entrerà anche Svevo, no?
c'è questa componente a Trieste, ci sono le frizioni anche con una cultura slovena, ne avrete sicuramente parlato anche con Bori Babze, ma c'è anche un grande denominatore comune, o perlomeno c'è uno stile di vita, di rapporti dato dal vecchio, dalla vecchia modalità asburgica di governare smussando i conflitti, che crea un denominatore comune e lo crea. Lo racconta benissimo anche Basel quando va allo Staatsgymnasium, che è il ginnasio, la scuola di prestigio a cui si mandano i figli della piccola borghesia agiata melagiata per dargli più, si direbbe oggi, più chance di lavoro, no? È una situazione in cui ci sono regole del gioco che consentono anche delle forme di rispetto reciproco. C'è un altro aspetto poi di Trieste, che è l'aspetto di una città che poi diventa una città stretta e di provincia, si chiude nel nazionalismo, si chiude in una cultura che parla solo italiano, ma che prima è una città che è la quarta metropoli dell'impero asburgico, insieme a Budapest e a Praga, è il porto di tutta la Mitteleuropa, o meglio sarebbe dire della Centroeuropa, è una città che, volendo usare così certi slogan, certe modalità anche di discorso che conosciamo noi oggi, è una città straordinariamente moderna, è una città dell'innovazione, la marina mercantile, l'elica di esse, i cantieri, è una città in grande movimento, è una città dove ci sono persone che leggono, gli ufficiali di marina, tutti i funzionari asburgici, addirittura il postino che lavora alla posta centrale, su cui Baselin scrive una pagina splendida, la sera legge e si interessa di tutto, e si interessa di una cultura che evidentemente è una cultura variegata, ampia, viene da Vienna ma parla col nord Europa, e questa è un po' l'humus a cui che assorbe in qualche modo, no? Baselin, no? E c'è una pagina, dopo torniamo anche su c'è un altro paradosso, così introduco forse anche un altro elemento, c'è anche un altro paradosso in Baselin, che non è solo il sottrarsi e il sottrarsi dalla ribalta, ma tenere la regia occulta poi di una di tante vicende della cultura, di tante vicende scoperte della cultura italiana. C'è anche il paradosso su cui, che ha anche alimentato a sua volta letteratura, il paradosso dello scrittore che non scrive, dello scrittore che scrive note senza testo. Se volete vi leggo, forse non tutti, l'abbiamo già detto prima, non diamo per scontato che sia ovvio, ma leggo anche un appunto che si trova nei suoi quaderni, e un appunto eloquente. Io credo che non si possa più scrivere libri, perciò non scrivo libri. Quasi tutti i libri sono note a piè pagina gonfiate in volumi. Io scrivo solo note a piè di pagina. Da qui l'idea di uno scrittore che scrive note senza un testo, di una marginalizzazione, no? Di uno stare, no? Di un chiamarsi anche qui fuori dalla ribalta e mettersi dietro le spalle. Su questo c'è stato il romanzo di esordio di Daniele Del Giudice, le nominava prima Cristina Battocletti, ha acceso moltissime fantasie, ma questo scrivere e non scrivere di Baselin si lega, nasce forse un desiderio oppure un'impossibilità, constatata anche nel contatto con tanti scrittori e con tanti poeti, con tanti intellettuali. E quello che io chiederei adesso a Cristina Battocletti è come Baselin spingeva a leggere e a scrivere, e glielo chiederei, sempre per tenere il punto su quelle discontinuità. Baselin nasce dalla Trieste e si nutre di questa Trieste asburgica, cosmopolita, plurinazionale, pluriculturale, plurilinguistica. Negli anni 20 Trieste diventa italiana, lui guarda all'Italia, ma gli anni 20 sono decisivi, perché sono gli anni 20 in cui poi
comincia quel programma di Basel che abbiamo letto, ed è un programma che comincia a Trieste, comincia con degli autori di cui Cristina Battocletti ha saputo ricostruire bene poi gli intrighi, le vicende, gli equivoci anche. Sì. Direi che anzitutto lui e Bobby Batzling era noto in questi caffè, i caffè letterari triestini, ne avrete sentito parlare, dove stava appunto, dicevamo, Svevo, Saba, Stuparic, Weiss, ma anche molti altri. In questi caffè lui aveva la fama di aver letto tutto, di avere già letto tutto, per cui persone più grandi di lui di 10-20 anni lo interrogavano sulle novità, anche perché con gli amici e con i coetanei, che erano diciamo dei ragazzi che frequentavano anch'essi la scuola tedesca, cosa facevano? Andavano a Vienna, cercavano tutte le novità sul panorama letterario, del panorama letterario tedesco, mitteleuropeo, ma anche del nord Europa, che in Italia invece non arrivava, affittavano delle stanze e facevano a gara, una gara narcisistica magari, intellettualistica, in cui dicevano io ho scoperto questo, io ho scoperto questo, io ho scoperto quest'altro. Era una cosa incredibile, quanto a emozioni che cercavano di trasmettere l'uno all'altro, ma sotto, dal punto di vista culturale. È stato difficile superare quella che è un libro molto importante per la cultura italiana, che è un libro bellissimo, quello di Daniele Del Giudice, che è Lo stadio di Wimbledon, in cui lui racconta Batzlen come lo scrittore che non scrive. Questa è stata, diciamo, quasi il punto di partenza del mio lavoro, perché Batzlen ha creato attorno a sé un polverone mediatico fantastico, sottraendosi e sapendo gli intellettuali e i grandi lettori quanto importanti fossero state le scoperte della sua vita, hanno cercato di scandagliarlo in tutti i modi. E la leggenda dello scrittore che non scrive però non tiene affatto, perché qualunque scrittore ha voglia di scrivere e di esprimersi, perché chiunque ha un fuoco dentro, altissimo, mediocre, basso, ha voglia di esperirsi in quel senso artistico che sente dentro, quindi chi nel disegno, chi nella scrittura, chi nella fotografia. E lui aveva tentato di scrivere, questa è stata la scoperta principale che ho fatto grazie al materiale archivistico che ho potuto vedere a Trieste. Sono centinaia di lettere che sono state rivolte all'amico di sempre, 48 Gambini, che era appunto uno scrittore che ha scritto L'onda dell'incrociatore. Vinse il premio Bagutta nel 1948 ed era uno degli scrittori più insediati dall'editoria, era famosissimo, ora completamente dimenticato, cioè soltanto sono tornate le opere scelte di Bompiani da poco pubblicate, che però non rendono onore a questo scrittore che ha scritto tanto bene. Adesso cade pure Batzlen, ha fatto cadere la vela, ma tra l'altro si dicesse che ha un'ombra esoterica che rimane comunque nell'aria, e se c'è è comunque un'ombra buona. E in realtà non è vero, da queste lettere che lui scrive appunto a 48 Gambini, che scrive a Saba, che scrive agli amici triestini, soprattutto questa Gerti, Tolazzi, Frank Tolazzi, che era un irregolare completa, una nata nel 1902 a Graz, che cominciò di famiglia ricchissima, ebrea, figlia di un banchiere che ebbe tutta la famiglia deportata, lei si salvò per un soffio, lavorò con Fritz Lang alla fotografia, fu una precursora della danza moderna con Mary Wigman, insomma personaggi tutti stranissimi. Ricordiamo anche che Batzlen crebbe con Gillo Dorfles, con Leo Castelli, con come si chiama adesso mi sfugge, Leonor Fini, a cui quest'anno Bruxelles dedica una grande mostra. Beh, lui aveva scritto, ha scritto tanto Batzlen, solo che sapendo bene che cos'era l'arte, si è accorto che la sua scrittura non era buona, che la scrittura degli altri era buona, non era affatto un invidioso. Quando capiva che c'era del vero talento,
io dico, era come colui che regge il sellino, cioè lo individuava, gli dava la propulsione, la spinta, aspettava che si mettesse incaraggiata correggendo tutti gli scritti e poi se ne andava perché era finita la sua opera. Quindi lui cominciò a scrivere perché aveva voglia di scrivere, scrisse anche delle poesie che Lamorante, di cui era molto amico, considerava non all'altezza del personaggio. Le abbiamo riportate, come avete visto, da germanista la professoressa Foy legge i testi direttamente di Bazlen, ha ragione, perché da lì si capisce. Infatti, oltre al mio libro che devo dirvi di comprare, anche il libro, insomma, Il Capitano di Lungo Corso va comprato, perché le due cose vanno assieme. Lui scriveva, ma non aveva una scrittura all'altezza della sua grandissima intelligenza. Lui aveva un'intelligenza fuori dal normale, con delle nevrosi, come spesso hanno le persone intelligenti, che sono necessariamente, hanno necessità di cambiare completamente il focus della loro attenzione, hanno necessità di cambiare continuamente città, hanno necessità di vedere sempre persone nuove, e così era Bazlen, che aveva tantissimi amici che non faceva mai incontrare tra di loro, ma non per cattiveria, è perché erano di estrazioni così diverse, di tipologie così diverse, che non sarebbero andate d'accordo, e per lui era una fatica mettere le cose assieme. Per cui scrisse anche per il cinema, tentò varie volte di scrivere per il cinema. Il Capitano di Lungo Corso, molto probabilmente, con una prosumazione del 98%, che è stato editato da Roberto Calasso e dalla compagna di una vita, che era Liuba Blumenthal, è il suo diario di psicoanalisi, perché è quadribartito secondo la formazione junghiana e ha i disegni della psicoanalisi. Lui anche disegnava, i suoi disegni sono belli, ma non all'altezza di quello dei suoi amici pittori. Quindi la sua genialità, secondo me, non stava nel fatto che lui fosse uno scrittore che non scriveva. Non esiste lo scrittore che non scrive, come lui non scoppiava le coppie, è un'altra leggenda che è nel bellissimo libro di Daniele Del Giudice, che secondo me ha un focus diverso rispetto a quello che io penso sia la figura di Bazlen. E lui, diciamo, il suo vero atto creativo fu la fondazione della casa editrice Adelphi. Lui tentò di fondare la sua casa editrice per 40 anni e ci tentò con varie case editrici. Poi dopo un po' lui si stufava del fatto che non era, diciamo, il principe della casa editrice, non poteva decidere di fare libri difficilissimi che avrebbero avuto scarsissimo successo editoriale, quindi si stufava e andava via. Un po' loro non riuscivano a trattenerli. L'Einaudi, a un certo punto, perché fu consigliere a lungo di Einaudi tramite Luciano Foà, che era il segretario di redazione, ma anche Daniele Ponchiroli, di cui sono usciti da poco gli epistolari. Lui, Giulio Einaudi per esempio, si innamorò di Bazlen e lo voleva lì, fino a che le sue idee erano troppo lontane dall'impronta, diciamo, non direi marxista, anche se lui, Bobby Bazlen, li definiva botteghe oscure. Cercavano di ricostruire l'Italia, e l'Italia non poteva essere ricostruito, secondo loro, in quel momento, con gli incubi che piacevano moltissimo a Bobby Bazlen e che poi finirono nella casa editrice Adelphi. Quindi lui, secondo me, non era uno scrittore che non scrive, semplicemente il suo atto creativo enorme fu di creare una casa editrice, e l'altro atto creativo che ebbe fu il naufragio. Cioè lui desiderava naufragare, secondo quelli che erano i principi anche del taoismo a cui aderì. Lui era un irreligioso per eccellenza, la madre era ebrea e in fondo lui crebbe da ebreo, il padre era un cristiano protestante, fu battezzato da cristiano protestante, però lui rifiutò tutti quelli che erano i crismi della sua educazione. E il naufragio lui lo mutuò da Michel Stetter, che era un goriziano che però circuitava nell'ambito degli intellettuali triestini, il cui programma di vita, però i filosofi che sono appena scesi da questo banco potrebbero spiegarlo meglio di me, era farsi fiamma. Quindi
il massimo per Michael Stetter fu scrivere la sua tesi e poi non discuterla, infatti si suicidò pochi giorni prima. Quindi i veri obiettivi di Bazin furono la casa editrice, e ci riuscì, e morì pochi anni dopo, perché morì nel 1965, e il naufragio, ed infatti non aveva alcun punto fermo, tanto che si dice che morì, e lo disse Toti Shaloia, perché non trovò mai più una casa che aveva la fontana come quella che aveva a Roma. Aveva una casa di due stanze in affitto da due signore, che gli fungeva soltanto da spartitraffico della posta, perché poi lui girava come un pazzo per tutta l'Italia e tutta l'Europa. Lui realizzò anche il naufragio, non ebbe mai un punto fermo. Lo dicevo prima, non una moglie, nonostante ebbe la compagna di una vita, non una donna, non una casa e non un lavoro fisso. La cosa più preziosa sua, il diario di psicoanalisi, lo lasciò a una triestina, che era una psicoanalista bernardiana, perché poi è ancora un altro capitolo, che era Luciana Radogna, e qua ci ricolleghiamo ancora a Trieste. Gli amici della sua vita furono triestini, l'impronta della sua educazione fu triestina, e la cosa più importante della sua vita non la lasciò al miglior amico, che era Luciano Foà, non la lasciò a Liuba Blumenthal, che era la compagna di una vita, una specie di moglie, ma lo lasciò all'amica triestina, che era quasi ricondursi a un ventre materno. Cristina Battocletti è molto, si ritrae quasi come Bobby Bazin dietro il suo lavoro, e ci ha tratteggiato alcuni aspetti della sua vita. Però io vorrei tornare sull'ombra di Trieste, e vorrei spiegarvi come, attraverso il suo lavoro di scrittura, Cristina Battocletti è arrivata a questo ritratto, di cui in fondo adesso ci ha dato la sua anche interpretazione finale, no? il naufragio, no? l'atto creativo, no? Però lei lo fa qui partendo da questo libro, che è un libro che si può leggere in tanti modi. Intanto un libro che si legge con grande agilità e felicità, e quindi questo è un libro che va incontro al lettore, però lo fa prendere e intuire molte direzioni. Perché? Perché è un libro che è sicuramente una biografia romanzata, se vogliamo ragionare, no? In questo non è un libro, ci sono dei tratti in cui si sente la voce di Cristina Battocletti. Sono dei tratti secondo me molto felici, quando nella descrizione dei ritratti c'è una galleria fotografica molto bella in questo libro, con ritratti famosi e meno famosi, questo con le gambe di Dora Marcus e celeberrimo, perché lo fa l'amica di Trieste Gerti Tolazzi, lo manda a Montale. Lo dà a Bobby Bazin, lo manda a Montale e dice: è arrivata un'amica, si chiama Dora Marcus, ha delle gambe fantastiche, scrivici una poesia, e così sarà. Quindi ci sono dei ritratti appunto molto belli, molto parlanti, anche enigmatici, di Bobby, e Cristina Battocletti li risolve, si esercita con un'attenzione su questi ritratti, no? Con un garbo particolare, secondo me. E lo stesso fa molto spesso anche con i ritratti, con dei ritratti femminili, con le molte donne che hanno punteggiato la vita di Bazin. Quindi, da questo punto di vista, una biografia romanzata, una biografia in cui noi cominciamo a conoscere diversi personaggi che ci rimangono impressi poi con le loro idiosincrasie, ma questi personaggi poi in realtà sono anche, e in questo senso non è solo una biografia romanzata, sono anche storia della cultura italiana, in parte storia della cultura europea e grande storia dell'editoria italiana. E questa storia Cristina Battocletti la racconta andando però indietro a Trieste, andando a seguire dei filoni, se voi leggete i capitoli di questo libro, che sono filoni di rapporti bilaterali che nascono a Trieste di Bobby Bazin, e cioè Bobby e Trieste, il mito di Trieste, ma poi Bobby e Saba,
Bobi, Linuccia e Saba, Bobi e Svevo, Bobi e le conseguenze di Svevo, Bobi e la psicanalisi, Bobi e 48 i Gambini, Bobi e Mattioni, Bobi e Trieste. E così è una storia di Baselen e tutte queste altre storie che io ho cercato adesso brevemente di dire, ha detto che a ogni capitolo aggiungono un pezzetto ritornando poi indietro su quello che noi già lettori abbiamo scoperto, no? E io però avrei piacere che anche lei raccontasse appunto anche c'è un caso, adesso l'abbiamo nominato prima, ma forse un caso che può essere, è il caso Svevo, in cui vengono fuori anche gli aspetti poco simpatici di Baselen. Allora io vorrei che raccontasse un po' questo caso Svevo, le due puntate, perché parte anche questo caso Svevo da questo humus triestino che poi deve essere abbandonato perché ormai per 3000 per moltissime ragioni, no? Allora, inizia con la psicoanalisi il rapporto di Bobi con Svevo, perché Bobi fu uno dei primi che si psicoanalizzò da Weiss, perché aveva dei problemi dovuti alla madre soffocante, per esempio. Aveva una madre che ogni volta che usciva di casa cominciava a fare una specie di pianto greco, diceva: Roberto, dove vai? Non uscire di casa. Quindi aveva questa madre opprimentissima. Lui fu l'unico figlio di tre sorelle, si può dire, perché il padre di Bobi morì a un anno, quando lui aveva un anno, quindi la madre si ritrasferì con le sorelle e infatti veniva chiamato il figlio delle Minzi, cioè era un prodotto collettivo. Per fortuna il marito di una delle sorelle era benestante, gli lasciò tutto il suo patrimonio e lui lo spese tutto cercando di aiutare gli amici, quindi diciamo contribuì all'economia triestina e al benestare di molte famiglie ai cui figli diciamo lui voleva bene. Ho perso il filo, cos'è che stavo dicendo? Non mi ricordo più. Svevo e Baselen, ecco, allora il rapporto con Svevo, perché è stato talmente difficile insalamarlo Baselen per i vari aspetti che per questo che mi perdo. Quindi lui fu uno dei primi che lesse la coscienza di Zeno e Senilità e si accorse del materiale esplosivo che aveva tra le mani e continuava a scrivere a Montale, a dirgli: guarda che tu, Montale l'aveva conosciuto a Genova perché aveva lasciato l'università a Trieste, si era iscritto a economia e commercio, non aveva combinato niente, aveva scritto però la tesi alla fidanzata e quindi la madre lo aveva spedito a lavorare alla Rheindl, che era una società internazionale di navigazione a Genova, e lì aveva conosciuto Montale tramite tutto un giro soldatesco, cioè i suoi due migliori amici erano amici di Solmi, facevano parte del reparto cavalleria di Parma e Solmi a sua volta conosceva Montale. Erano diventati inseparabili i due, tanto che Montale scriveva poesie e le dava in continuazione da correggere a Baselen. E Baselen gliele correggeva. Le poesie che noi abbiamo, per esempio Ossi di Seppia, sono anche opera di Baselen e pochi lo sanno, anzi forse quasi nessuno lo sa. E quindi a un certo punto cominciò a scrivergli: guarda che devi leggere questi romanzi, guarda che devi leggere questi romanzi. Montale ne aveva sentito anche da Prezzolini e lo stesso Joyce a Parigi aveva pungolato il circolo di Larbeau, però decisivo fu proprio la lettera che scrisse Baselen: guarda che devi assolutamente leggerle. Allora Montale li legge e dice: beh, effettivamente una cosa così, un romanzo psicoanalitico, io non l'ho mai sentito, non l'ho mai visto. Quindi decide di tracciarne un ritratto sull'esame del 1926. Allora Baselen gli scrive: benissimo, adesso dobbiamo raggiungere tutti gli altri critici italiani e far scoppiare la bomba Svevo. Poi
Montale decide di scrivere, capisce che la cosa sta montando, il caso sta montando, decide di scrivere un secondo ritratto sul quindicinale. A questo punto la bomba Svevo scoppia. A Parigi se ne accorgono, decidono che aveva ragione quello che diceva Joyce, era veramente un grandissimo autore, e quindi c'è una recensione importantissima sulle Narvir d'Argent. A quel punto Svevo diventa Svevo. Prima era soltanto il marito di una delle figlie del direttore di una prestigiosa casa di vernice, e poi diventa il vero autore. Bazlen, grazie a questo, può entrare e uscire a casa di Svevo quando e come vuole, e ha il monopolio di tutti i suoi scritti, tanto che li corregge, decide quali dare alle stampe, ai giornali italiani che accorrono e vogliono l'anteprima dei suoi testi, decide a quali giornali darli, a quali giornalisti darli e quali parti e quali correggerlo. Quindi è veramente il grande, non saprei dare un termine esatto in italiano, comunque tutto passa tramite lui, fino a che a un certo punto Svevo muore, e Bazlen sa benissimo che non l'opera omnia dell'uomo è importante, ma soltanto alcune opere, e che lui ha scritto tantissimo e molte cose che ha scritto non sono buone per la pubblicazione. Quindi cosa fa? Vuole tutelarne la memoria, perché lui voleva molto bene a Svevo, però sapeva che se avessero dato alle stampe tutto si sarebbe rovinato la fama. Quindi c'è tutto un carteggio che lui ha con i principali giornali italiani, con i direttori dei giornali di cui si fidava, che diceva: se no, senti, questo lo correggo io, questo assolutamente no, e cercava di fermare la vedova e diceva: non date tutto, mi raccomando, non date tutto. E in uno di questi carteggi al suo amico più caro, assieme a Luciano Foà, che era Solmi, cominciò a dire: vabbè, adesso che è morto ne fate tutti, lo incensate tutti, però mi raccomando non fatene dei ritrattini agiografici, non è quello Svevo. Anche a Montale scrive: ti prego, non farne la figura del grand'uomo, perché lui non era un grand'uomo, lui umanamente era un mediocre, però aveva solo genio. Ed infatti molto spesso accade dei grandi uomini d'arte, di lettere, pittori, non siano dei grandi uomini umanamente, ma esprimano tutto nella loro arte, le cose vanno tenute separate. Questo voleva dire Bazlen in una lettera privata che scrisse a Montale. Questa lettera privata venne a un certo punto pubblicata in Adelfiana, che era la raccolta di Adelfi, nel 1971. Scoppia un caso pazzesco, soprattutto a Trieste, perché sono ancora vivi la figlia di Svevo, Letizia, e il marito di lei, Fonda Savio. Tra l'altro sono una famiglia per benissimo, hanno avuto dei figli che sono morti tutti in battaglia per la patria, per cui sembra loro un vilipendio alla memoria, che in parte lo è, e comunque non è assolutamente Bazlen. In questo senso aveva scritto una memoria che probabilmente non andava pubblicata, però Bazlen era così, era un uomo assolutamente senza freni inibitori. Infatti lui a Trieste dovette scappare a un certo punto, perché non era capace se non di dire la verità. Quando vedeva una persona che aveva un grande talento dentro, gli si stava presso, faceva un pressing, diremmo ora, stava sotto finché questo non esprimeva il genio, e avvenne con 48 Gambini e avvenne con Stelio Mattioni. Se uno non aveva talento glielo diceva in faccia e lo uccideva, se uno aveva talento ma umanamente era una persona non all'altezza del suo talento, altrettanto lo diceva in faccia. E lo scriveva, lo diceva a chiunque, e aveva la fama di scoppiatore di copie, perché quando vedeva una copia che non funzionava lo diceva subito agli amici: guarda, non andate bene, non separatevi. Faceva anche degli intrighi all'inizio, perché era anche gli piaceva essere un deus ex machina. Però nel caso di Svevo era una nota assolutamente privata che venne pubblicata. Ne nacque un grande caso, per cui i giornali si esercitarono dopo la morte di Bazlen a dire che era un grande perfido, era un gran pettegolo, che era un gran cattivo. In realtà diceva
semplicemente cosa pensava. Aggiungo due, ancora una cosa, quindi questa è stata la conseguenza di Svevo, che ebbero a che fare dopo la morte di ciascuno dei due l'uno con l'altro. E inoltre Bazlen ebbe a che fare anche con il cognato di Svevo, che era un uomo di un'intelligenza incredibile, era un cocainomane, però sapeva suonare meravigliosamente il piano, ed era famoso perché cominciò a fare il giro di tutti gli psicoanalisti possibili che c'erano sulla faccia della terra allora, da Trieste a Vienna, passando anche per tutte le città asburgiche in cui la psicoanalisi era stata sviluppata, e alla fine venne in contatto con Bazlen, perché ebbe bisogno di uno psicanalista. Lui lo introdusse al mondo di Bernard, dove andava per esempio Fellini, infatti si incontravano nella villa di Bernard sul lago di Bracciano, e gli fece tradurre Li Ching, o I Ching, si dice in tutte e due le maniere, che è il libro, diciamo, quasi un libro... come possiamo definirlo? Un libro di antica sapienza cinese, da cui si gettano le monete, si ricavano, no? Dei vaticini, ecco. Si ricavano dei vaticini, c'è un piccolo oracolo che poi ognuno, l'interrogante, riconduce alla sua situazione. Ci sono anche, Bazlen lo faceva ogni tanto per decidere delle situazioni, gettava Li Ching, e sono delle immagini molto poetiche, l'alba, l'aurora, vengono fuori con una piccola somma, no? Molte decisioni di Adriano Olivetti sono state fatte grazie a Li Ching, è incredibile da pensare, fu anche il mentore di Adriano Olivetti, gli faceva i quadri astrologici. Quindi, diciamo, ebbe a che fare con Svevo in varie parti della sua vita, anche dopo la morte, sia sua sia di Svevo. Io toglierei, adesso abbiamo toccato, cominciano a venire poi fuori un po' i temi che possiamo seguire uno alla volta, la questione della psicanalisi, la questione dell'astrologia. Allora io qua sull'astrologia forse magari non vorrei che si pensasse a un'astrologia... da strapazzo, predittiva. Tra l'altro, e questo ci porta anche alla psicanalisi, l'interesse di Bazlen per la psicanalisi è un interesse che è sì mediato da Edoardo Weiss, che la introduce a Trieste prima, poi in Italia, quindi quella freudiana, ma ben presto, come diceva Cristina Battocletti, e lei fa delle pagine molto belle tra l'altro su questo clan, su questo giro psicanalitico romano, perché c'è un giro psicanalitico triestino su cui vi consiglio anche la lettura, c'è un bel libro di Giorgio Voghera, un altro bellissimo autore triestino, e questo libro bellissimo triestino si chiama proprio Gli anni della psicanalisi, e lì siamo in questa Trieste ancora degli anni 20, in cui c'è tutto il gruppo con Saba, Weiss lascia Trieste anche lui nel 1929, e questo è il primo gruppo. Il secondo gruppo è nel segno di Jung, non è nel segno di Freud, è nel segno di Jung, e si muove intorno a questa figura su cui scrive anche Cristina Battocletti, che è Bernard, che è un medico di ispirazione junghiana, che a Roma ha anche tutto un centro di raccolta, una rete di relazioni ramificate che si incontrano nella sua villa, in cui anche lì, per questo lo dicevo già prima, anche lì si incontrano e noi vediamo convergere magari dei nomi della cultura italiana che noi colleghiamo a tutti gli altri contesti. Pensate appunto Fellini, lo diceva giustamente lei prima, no? E li vediamo convergere lì, quindi il nostro panorama si movimenta, nascono nuove relazioni, no? Questo è interessante, e appunto anche in questo panorama italiano, ad esempio astrologico junghiano, c'è ad esempio anche Natalia Ginzburg, c'è una pagina molto bella in cui Cristina, io non lo sapevo assolutamente, ma sono le tante cose che si scoprono, Natalia Ginzburg cerca di avere un trattamento analitico perché non riesce a liberarsi dagli incubi intorno alle torture che Leone Ginzburg aveva subito in carcere, no? Quindi ci sono questi aspetti, ma è, tornando anche ai Ching, è una psicanalisi di stampo junghiano in cui
sono delle occasioni di interrogare che sia il Vaticinio, che sia il quadro, che sia il Vaticino, sono occasioni per interrogare e trovare e dare una risposta alla propria situazione in quel momento, ma una risposta libera in qualche modo, no? Per cui c'è sempre questa volontà, questa ricerca di Bazlen di dare risposte e di cercare risposte senza le sovrastrutture, diciamo, della vita amministrata o senza le sovrastrutture di quello che noi ereditiamo in modo sclerotizzato, no? E su questa sorta di paradossale immediatezza che ha Bazlen, è un'immediatezza che ha in fondo con le persone e con i libri, è la stessa, questo quello che diceva prima, no? Cristina Battocletti, che lui diceva le cose in faccia e che poi magari se qualcosa non tornava poneva il problema, no? Questo si vede sia nei rapporti con le coppie, sia nei rapporti, insomma tutto questo è un po' una ricerca di un corpo a corpo, sia con i libri che sì, con le persone. Ecco, magari su questo è vero, il corpo a corpo, lui considerava i libri come delle persone fisiche. L'importante è che avessero due requisiti, dovevano avere il requisito della prima voltità, ovvero dire una cosa che nessun libro prima aveva detto e della necessarietà e che questa cosa fosse necessaria. Allora poi ingaggiava una lotta con gli editori e finché non l'aveva vinta, finché il libro non veniva pubblicato, lui non era contento, ci metteva anche decine d'anni, però lo faceva pubblicare. Dell'uomo senza qualità lui scrisse: troppo lungo, troppo austriaco, troppo noioso da pubblicare a occhi chiusi, perché diceva una cosa che nessuno, raccontava un mondo che nessuno prima aveva detto. Di questo mondo di cui parlava la professoressa Foy prima, era il mondo in qualche modo speculare a quello triestino. Ebbe un mondo, frequentò un mondo triestino eccezionale, frequentò un mondo romano altrettanto eccezionale, perché in questo studio di Bernard ci passava appunto Fellini, la scena finale di 8:30 in cui c'è il circolo, è venuta da appunto dal in cui le persone girano in tondo, è venuto appunto da quello che è l'esperienza junghiana con questo Bernard, che era una specie di santone. E poi c'era Manganelli, ci andava Angela Zucconi, ci andava Natalia Ginzburg, e sono tutte persone che ha introdotto Bazlen, perché Bazlen conobbe la Natalia Ginzburg perché aveva conosciuto Montale, viveva a casa della Drusilla Tanzi, e la Drusilla Tanzi era la zia di Natalia Ginzburg. In lessico familiare infatti c'è una pagina dedicata alla Drusilla Tanzi, che venne soprannominata la mosca perché era noiosa, da Gertie, l'amica di Bobby. E Natalia Ginzburg raccontava questa zia come una persona molto strana, che oscillava nei suoi toni umorali e che rompeva spessissimo gli occhiali. Quindi Bobby conosceva Angela Zucconi e lo mandò da Bernard, conosceva Natalia Ginzburg e lo mandò da Bernard, e conosceva Amelia Rosselli molto bene, era innamorata delle sue poesie. Bernard non la voleva perché l'Amelia Rosselli aveva un quadro di patologia, di schizofrenia, che Bernard non riusciva a curare. Quindi chi la curava? Bobby Bazlen, perché Bobby Bazlen aveva uno studio parallelo a quello di Bernard, non aveva, diciamo, un diploma, anche se ai tempi non si poteva dire diploma, non c'era un diploma di psicoanalisi, tanto che venivano considerati tutti un po' matti, un po' dei santoni, un po' degli invasati, non era considerata una diciamo disciplina scientifica. E lui aveva il suo laboratorio, che era in questa casa romana in via Margutta 7, dalle due signore che lo adoravano e che gli lasciavano salire chiunque, basta che fosse amico di Bobby Bazlen. E tra i suoi pazienti, tra virgolette, che da Bernard pagavano e da Bobby Bazlen non pagavano, c'era Amelia Rosselli, che lui curava con un amore incredibile perché adorava i suoi versi.
Lui sapeva che non era all'altezza dei versi di Amelia Rosselli, però la venerava e cercava di proteggerla in tutti i modi. E il fratello di Amelia Rosselli, John Rosselli, che era un musicologo che stava in Inghilterra, veniva costantemente edotto sullo stato di salute della sorella grazie alle lettere quotidiane di Bobby Baslin. Era un tipo di interesse quella per l'astrologia, che è correlata appunto alla psicoanalisi, perché anche Bernard faceva i quadri astrologici, usava l'I Ching o l'I Ching che si possa dire, che aveva una derivazione triestina. Perché? Perché lui crebbe in un periodo di grandissima incertezza di quella che sarebbe stata la sorte dell'impero asburgico, e pertanto continuavano a interrogare i vaticini. Poi questa astrologia che diciamo può piacere, non può anche non piacere, lo dicevo prima, Adriano Levetti non faceva un passo per anni, non fece un passo senza che Baslin gli dicesse fai questo, fai quello, fai questo, fai quello, e spesso erano decisioni pratiche che lui camuffava con degli oroscopi, ma erano diciamo oroscopi fatti secondo quella che era la tradizione antica, quindi non era diciamo degli oroscopi alla Carlona o diciamo su quelli che erano gli humus, si basava sulla sapienza antica di quelli che erano anche le sapienze dei Maya, degli Aztechi in questo senso, e anche della grande esperienza orientalista. C'è questo periodo romano, poi ci sono anche, c'è cioè molto in questo tuo, in questo suo, in questa sua ricostruzione, però c'è sempre una struttura che torna a Trieste, come un, c'è una struttura circolare. Per cui la vita di Bobby avanza, ma viene sempre vista attraverso questo ritorno, no? E un capitolo molto bello è quello dedicato a Stelio Mattioni, secondo me. Stelio Mattioni è una delle voci così di questa letteratura triestina del secondo Novecento, anche ed è forse l'occasione. Ci sono due cose molto belle in questo capitolo. Le pagine in cui avviene, in cui Cristina Battocletti racconta l'incontro fra Mattioni e Bobby Baslin, e le chiederei di tratteggiare questo ambiente particolare dove questo avviene, e anche proprio lì è proprio un caso evidente in cui c'è una funzione maieutica di Baslin, no? Sì. Questo racconto lo devo alla figlia, alla moglie Stelio Mattioni, che mi hanno dato le carte e mi hanno raccontato come è avvenuto. Stelio Mattioni era un impiegato triestino, ecco, i più non conosceranno Stelio Mattioni, ma anche lui nel dopoguerra era un autore molto famoso, Il re ne comanda uno, I segreti di Alma. Potremmo dire che era una specie di, come a chi lo potremmo, un autore di successo adesso non vorrei fare paragoni incongrui. Allora Stelio Mattioni decise di andare a Roma per incontrare Bobby Baslin, voleva saperne di più su Saba, e sapeva bene che Baslin aveva passato del tempo con Saba, quindi naturalmente passò nella sua casa e non lo trovò, perché era sempre in giro per l'Europa. Lasciò un biglietto e Bobby cominciò a rispondergli: allora ci vediamo a Genova, no, ci vediamo a Milano, ci vediamo a Torino. Alla fine andava a Venezia, andava in questa pensione Seguso, dove accompagnava l'amatissima Liuba Blumenthal, che era una pensione soprattutto per turisti angloamericani, e decise di dargli udienza, tra virgolette, lì. Quindi arrivò Stelio Mattioni, che era appunto un impiegato della raffineria Aquila, che aveva scritto qualche articolo di colore
sulle pagine locali dei giornali locali, aveva scritto qualche poesia. Allora Stelio Mattioni cominciò a fargli delle domande su Saba, e Bazlen si innervosì subito, perché cominciò a dire: quando cominciò a poetare, lui rispondeva dalla prima poesia in poi. Quando, perché sapeva essere estremamente scostante, se le domande gli sembravano stupide, se gli sembravano non pertinenti, e quindi cominciò per il povero Stelio Mattioni una conversazione tutta in salita, fino a quando Bazlen si girò e cominciò e gli chiese: ma lei ha scritto qualcosa? E lui fa: ma ho scritto delle poesie, appunto gliele ho portate. Bazlen le guardò come si sfogliano gli album delle figurine e disse: non capisco niente di poesia. Non era vero naturalmente, perché la studiava la poesia, voleva essere lui stesso poeta, ma aveva capito che non c'era forza. Però gli disse: guardi, secondo me lei ha scritto dei racconti. E lui cominciò a dire: Stelio Mattioni, no, non ho scritto nessun racconto. No, invece secondo me lei ha scritto dei racconti. No, non ho scritto niente, non ho scritto niente. Fino a che sono saltati fuori i 3 racconti nel cassetto di Stelio Mattioni. E disse: me li porti subito. E a proposito, per quella biografia che lei vuole fare su Saba, tenga presente questo volume. E Mattioni gli scrisse, gli disse: ma io non voglio fare nessuna biografia su Saba. Stia tranquillo che lei la farà. E infatti Mattioni scrisse una delle più documentate biografie di Saba, la scrisse soltanto nel 1982, mandò questi 3 racconti a Bazlen, che riconobbe il criterio della prima voltità e della necessarietà, li passò a Luciano Foà e a Vittorini, che decisero di pubblicarli. Infatti il Sosia fu la prima raccolta di racconti che fu pubblicata con Einaudi, ebbe un grandissimo successo, e poi tutti i libri successivi con Adelphi. Quindi lui sapeva perfettamente che luce avevano le persone, e a quelle persone in cui trovava la luce dedicava moltissimo tempo finché quella luce non veniva fuori, e se invece le persone non gli interessavano non spendeva neanche un minuto, tanto che era odiatissimo da persone che lui disprezzava, che erano Pasolini e Moravia, in cui lui a torto naturalmente non riconosceva nessun talento, e non c'era amicizia reciproca, pertanto diciamo questo era il suo talento maieutico: apprezzare e tirare fuori il talento di alcune persone, e invece dall'altro punto di vista, se una persona non gli interessava la disprezzava completamente, non c'era resurrezione per questa persona. Però era un tipo diciamo abbastanza deciso. Non c'era risurrezione possibile. Io vi voglio, cioè, secondo me è una pagina deliziosa quella in cui appunto Cristina Battocletti va lei stessa alla pensione Seguso. Ah, sì. Sì, sì. È l'incontro a Venezia fra Mattioni e Bazlen avviene in pensioni che forse oggi ritroviamo in qualche serie televisiva ambientata negli anni 30, e c'è una piccola pensione alle Zattere in cui Bobby era un po' costretto ad andare per via di questa compagna Juba. Vi leggo una mezza pagina di Cristina Battocletti. Ai tempi di Bobby, la Seguso continuava ad avere una clientela per lo più femminile, per lo più inglese, senile e femminile, cherubini dai capelli bianchi e dai pullover rosa, un tantino petulanti, raccontava Mattioni. Bobby soggiornava lì per volere di Liuba, perché lui avrebbe preferito un ambiente più frizzante e allegro, ma in realtà l'aria che si respirava all'albergo gli piaceva. Era stato un antro per pensatori e poeti come Rilke, Pound, D'Annunzio, Joseph Brodsky, che si erano fermati lì per lunghi periodi. Avremmo potuto mettere una targa, spiega Mirella, come aveva suggerito la moglie di Pound, la violinista Olga Rajt, ma prima dovevo essere sicura di non fare torto a nessuno,
così abbiamo preferito lasciare il tutto anonimo. Ecco, io trovo che questo garbo della Seguso, che non vuole fare torti a nessuno ma che accoglie tutti, no? In questa cosa è un garbo anche che, al di là delle frizioni e delle idiosincrasie, è un garbo nell'incontro, nell'ascolto degli altri, che viene fuori in tante pagine di Cristina Batocletti su Bazlen, perché ci sono anche, c'è anche un lato, il lato, se vogliamo, ma non quello del trattamento psicoanalitico, quello dell'incontro proprio personale, dell'aiuto alle altre persone, e anche qui si scoprono delle circostanze sconosciute. Beh sì, per esempio lui si narra, ma diciamo che c'è un margine di sicurezza abbastanza alto, ci fu una notte terribile per Elsa Morante, che aveva tentato il suicidio, che voleva tentare il suicidio, e Bobby Bazlen restò tutta la notte al telefono con lei e riuscì per fortuna a farla desistere, però aiutava moltissime persone, e tutte in maniera nascosta. Io ho sentito il dovere di andare da tutte le persone che lo hanno conosciuto in tutti i posti dove lui è andato, perché è l'unica maniera per capire bene, secondo me, quando si vedono le situazioni si capiscono come ne parla come parlano le persone di una persona che non esiste più, davvero che cosa quella persona è stata. A Trieste il ricordo di Franca Fenga Malabotta, che è la moglie del poeta dialettale Malabotta, che accoglieva Bobby e lo supportava, diciamo, perché Bobby visse dei periodi, lo chiamo Bobby perché ci ho vissuto così a lungo assieme, che ormai mi sembra uno di casa, ebbe dei periodi di indigenza molto forte, anche perché non si faceva mai pagare, si dimenticava di farsi pagare, se decideva di farsi pagare gli editori non gli rispondevano, ne troverete traccia nel libro. Quindi lui aveva per esempio fatto una banca, che era la banca del Fiore di Loto, che usava sotto la guerra, quando c'era qualche amico ebreo e non ebreo che veniva imprigionato, allora questi soldi servivano a corrompere i secondini, per esempio. E questi soldi li metteva lui, e quando invece non ne aveva li prendeva, era diciamo una cosa circolare. E Malabotta per esempio lo aiutò molto negli ultimi periodi, quando lui non riusciva, era già un po' ammalato, non riusciva a farsi pagare da nessuno perché se ne dimenticava, spesso lo ospitava nella sua villa veneta. E il ricordo che hanno le persone che lo hanno conosciuto è di meraviglia totale, di amore totale. C'era un'amica che aveva portato l'eutonia in Italia, questa danza diciamo rispettosa dei non saprei neanche come definirla, degli stati d'animo, della cosiddetta metafisica, perdonatemi la parola, era come si esprimevano loro. Aveva un problema di riconoscimento della paternità di un figlio. Ecco, Bobby cercò di far ragionare questo padre. Era una persona che si dava completamente se riteneva che le persone fossero meritevoli. Si dava completamente dal punto di vista amicale come tempo. Per esempio non lavorò per 2 mesi e mezzo perché la mamma della sua amica Silvana Radogna era in fase terminale e si trovò completamente senza soldi e in grande difficoltà, e quindi dava il suo tempo e dava anche i suoi soldi quando gli entravano, e se vedeva che qualcuno era in difficoltà. Quindi è ricordato con un amore incredibile, ed è altrettanto, diciamo, detestato, però non ho conosciuto persone che lo hanno conosciuto direttamente che lo hanno detestato. Nessuna delle persone che ho come fonte diretta che ho sentito, e ne ho sentite di tutti i tipi, non ho trovato una persona che l'ha detestato. Ce ne sono tante, perché la storia della letteratura
ha diversi esempi di parlavo prima di Pasolini e Moravia, la moglie di Giacomo De Benedetti diceva che era l'amico delle mogli perché li separava sempre dai propri mariti. Direi che era una persona che sapeva dare completamente se stessa e sapeva essere completamente oppositiva quando un'altra non gli piaceva. Io possiamo scoprire molte cose di Bazlen, riconosciuto attraverso i suoi eretaggi triestini, attraverso la storia della cultura italiana in cui si porta avanti, arriviamo appunto. Arriviamo molto avanti, però c'è ci sono due cose che vorrei chiedere, le ultime due cose che vorrei chiedere a Cristina Battocletti. La prima è: cosa ha spinto Cristina Battocletti verso Bazlen? Allora, questa è difficile, lo dico brevemente. Avevo scritto questo romanzo che è La mantella del diavolo, che è ambientata a Cividale del Friuli ed è una specie di incubo. Nello stesso giorno due persone mi dissero: guarda che questo incubo che tu hai raccontato sembra molto uno di quegli incubi che piacevano tanto a Bobby Bazlen, per esempio può essere l'altra parte, non il mio libro, quelli che piacevano a Bobby Bazlen, che poi fece pubblicare nella Delphi, l'altra parte, i Cubing, la cella d'isolamento di Burney, la nube purpurea. E allora due persone nello stesso giorno mi dicono questo, il giorno dopo mi telefona un'altra persona e mi dice un'altra cosa di Bazlen, terzo giorno arriva un'altra persona e mi dà una cosa inedita di Bazlen, finché decido di leggere tutto quello che c'è sulla terra di Bazlen e torno a casa, ricordo che era il 14 agosto, il 15 agosto passo tutto il giorno a leggere Il Capitano di Lungo Corso e comincio a farmi un lungo schema. Mi accorgo che sono 50 anni dalla morte di Bazlen e nessuno l'ha celebrato, quindi grazie al mio giornale La Domenica del Sole 24 Ore decido di farne un ritratto in ritardo, perché me ne sono accorta in ritardo, è morto il 27 luglio, io l'ho pubblicata attorno al 18 agosto, però ho pensato che lui è stato in ritardo tutta la vita con la casa editrice, potevo essere in ritardo anch'io pur di celebrarlo, e da quel giorno non c'è stata tregua, una serie di coincidenze e di telefonate, di persone. Mi ricordo il 15 agosto sono uscita, non c'era nessuno a Milano, e sono uscita con l'unico amico che era rimasto a Milano, siamo finiti a parlare di Bobby Bazlen, la mamma della sua amica era, se è difficile da dire, i genitori della mamma della sua amica avevano tenuto compagnia alla mamma di Bobby Bazlen quando Bobby Bazlen ricevette l'ordine perentorio di non vederla mai più dallo psicanalista. Infatti non tornò mai più a vedere sua madre, andrò via nel 25, nel 34 a Milano, non tornò mai nemmeno per la sua morte perché lo psicanalista gliel'aveva impedito. Allora, tutta questa serie di coincidenze, compresa Ferragosto, la persona con cui esco, l'unico amico che era rimasto a Milano, che era collegata a Bobby Bazlen, ho deciso che c'era qualcosa che mi costringeva a pensare a Bobby Bazlen, è diventata un'ossessione e da qui ne è nato il libro, inevitabile per me. Ecco. Inevitabile per te, ho capito, un libro. Io chiuderei. Grazie. Forse su questa sua dichiarazione, l'unica cosa forse che si potrebbe aggiungere è che questo è il tornare su quel punto, sulla questione dello scrittore non scrittore che tu contesti. In realtà questo libro ci fa entrare in una vita piena di una vita che si svolge apparentemente nei rapporti, nelle relazioni, nelle letture, ma Bazlen è stato uno scrittore che forse siamo in grado di apprezzare oggi, con queste note editoriali che hanno una freschezza, un'autonomia, e come incrociare un amico che ti racconta e ti comunica l'entusiasmo di leggere questo libro. Quindi speriamo ci sia una catena di entusiasmi anche suscitati da questa lettura così, così partecipe anche appassionata
di Cristina Battocletti su Bazem, perché è una lettura che davvero lo insegue con un interrogativo un po' pressante, un po' urgente, che forse non viene neanche risolto, non viene poi mai detto fino in fondo, ma questo non guasta. Grazie a tutti. Grazie a Maria Carolina Fong.